Siamo? Che Giampiero non si sarebbe fermato, non avrebbe fatto pause, e che problema c'è? Adesso mettiamo a posto tutto qua, quindi possiamo un po' continuare mentre loro lavorano, poi ci guardiamo il video e poi consegniamo il premio. E Paolo, ce l'hai qualche altro aneddoto, insomma, non lo so, qualcosa che, che ci vuoi raccontare e che vuoi condividere con noi? Ma ci sono, come ho detto prima, tanti ricordi che mi tengono a Giampiero, e ancora oggi devo dire che tante volte, pensandolo, cerco di analizzare, di fare un'analisi vera sulle cose che poi succedono tutti i giorni, perché noi avevamo un rapporto quasi quotidiano, ci sentivamo spesso, anche perché avendo lui un incarico diretto col comune era inevitabile, io come sindaco e lui come dipendente dell'azienda del cittadino, avere questo rapporto diretto, perché poi è l'azienda che svolge tanti servizi per conto del comune. Che posso dire dei tanti ricordi che ho? Quello che vorrei trasferire a tutti quanti gli amici che sono qui stasera è che il suo impegno, la sua dedizione non solo nell'attività di socializzazione, nell'attività di volontariato del Gabbiano, si svolgeva anche e soprattutto nell'attività lavorativa di tutti i giorni. Era molto attento sull'andamento della gestione della società, chiamava il comune quando c'era un problema, era sempre pronto ad intervenire anche se la cosa non riguardava direttamente solo lui, ma che riguardava anche il funzionamento della società e delle attività quotidiane che si svolgevano per la società. Veramente è stato un esempio di dipendente modello che si tratteneva anche al di fuori dell'orario di lavoro, tante volte non andava a pranzo, noi ci incontravamo, perché semmai non andava a pranzo nemmeno, ci incontravamo, ci confrontavamo. È stato veramente un dipendente modello, e io spero che questo suo impegno, questo suo lavoro, questa sua dedizione anche nei confronti dell'azienda pubblica del comune non siano vanificati da un cambio di passo, perché non se lo merita, perché lui veramente le cose che ha fatto se le ha sudate e le ha fatte con coraggio e con dedizione. E l'associazione è qui appunto per portare avanti tutto. Abbiamo anche un microfono, perché eccolo là, c'è Gianluca. Se c'è qualcuno che ci vuole raccontare qualcosa, qualcuno a cui va di associare, ecco qua, cioè vedo una mano alzata di qua. Buonasera a tutti. Volevo ricordare Giampiero anche un'attività precedentemente fatta prima dell'associazione di volontariato del Gabbiano, perché io in quel periodo lui è stato uno di quelli che mi ha fatto appassionare al mondo del calcio. Ecco, infatti c'è anche questo aspetto, grazie che ce l'ha ricordato. C'è da ricordare che Giampiero è stato per anni vicino alla Giffonese. No, posso stare anche qui senza problemi. Si sente? Si sente. Quindi volevo ricordare l'attività che ha fatto incessantemente per il mondo del calcio a Giffoni Valle Piana. Con lui naturalmente c'è l'attuale presidente Piero Pistocco, si ricorderà degli aneddoti anche lui, magari se li vuole raccontare. Perché anche in questa parentesi che ha avuto prima del Gabbiano ha fatto un'attività meritevole, ha portato avanti la Giffonese, perché era, diciamo, tra virgolette il segretario, ma si occupava di tanto, di tutto. E quindi è bene che le persone se lo ricordino anche per la Giffonese. Un aneddoto che io voglio ricordare è che un po' di tempo fa, quindi parlavamo prima del 97, io penso che avevo i miei 15-16 anni, all'improvviso con mio padre si incontra, dice: presidente, io purtroppo devo lasciare la Giffonese. E noi rimanemmo un po' sbigottiti,
Gianpi, ma come facciamo senza di te? Tu l'hai portata avanti da tanto tempo, sai tanti meccanismi naturalmente, tutte le amicizie che aveva, come diceva il presidente Andrea, anche in federazione andava Giampiero a fare tutte le incartamenti, le iscrizioni. Dice che ho qualcosa di importante da fare, io voglio dare a Bassi che mi ha visto nascere questa realtà, questa cosa che c'è in mente la voglio portare avanti perché ritengo che Bassi meriti e quindi di conseguenza vi devo un attimino mettere da parte il mondo del calcio perché voglio fare un'associazione di volontariato in questa frazione. E questo è un po' quello che ricordo. Grazie. Poi ci sarebbero anche tanti. Però questo era un aspetto importante che avrei voluto appunto cacciare fuori e sono contenta perché c'era anche questo aspetto importante. Sì, come segretario. Come segretario della Gifunese e poi naturalmente come presidente del Gabbiano. C'è qualcun altro che magari non so, Giampiero Bambino, no? Qualcuno che ci voglia. Sì? Vedo di là? Non sono un bambino, ma un cuore bambino. No? Giampiero Bambino, qualcuno che l'ha visto. No, voglio ricordare una cosa che. Vieni. Uno mi chiama un episodio del senatore Lanza. Sì. Era in occasione, diciamo così, della malattia di Padre Lanza, della sua sensibilità per l'altro, la sua forza di carità. Chiamò per me per una storia di amicizia e mi invitò a sollecitare il presidente, il senatore Andrea, di individuare nella sua rete una struttura più adeguata che potesse accogliere e curare Padre Lanza. E questa attenzione, questa delicatezza, questa tenerezza nel momento della malattia è una cosa che Giampiero sentiva forte nella sua dimensione umana e questo mi permette di sottolineare un altro punto che stasera io penso vada la pena proprio cogliere più in profondità la fede di Giampiero è un cristiano. La sua fede, ciò mi permette in questo momento di riprendere l'espressione della moglie nel corso di un'assemblea pubblica a Salerno, quando ci disse Giampiero non aveva paura di voi. Questa è la grazia della fede in Gesù Cristo. Questa non è una cosa umana tra virgolette, ma è più che umana perché è un dono di fede. Giampiero ha vissuto e vive come presenza per questa fede, per cui questa è la fede che vince il mondo. Il Papa è stato a Cracovia, Giampiero 19 anni fa ha inventato questa cosa, chiamiamolo così, è una piccola giornata non mondiale, territoriale della gioventù. Grazie. È solo una cosa, sì. Il Papa ha detto quando la fede tocca il cuore di una persona, l'uomo fa cose stupende, le ha fatte, le continua a fare perché rafforza in noi la speranza e la fede. Grazie. Grazie. E un altro aspetto importante che è stato colto, perché Giampiero ha dato a tutti noi una lezione, anche attraverso Facebook, della sua fede, anche nei momenti più difficili. E quindi grazie veramente per questa testimonianza importante. Allora,
padre, è pronto il video? Possiamo? Possiamo quindi a vedere il video e poi dopo risaliamo? Allora, adesso ci guardiamo il video. Non so se ricominciamo dal punto in cui avevamo finito oppure ricominciamo da capo. Poi dopo saliamo di nuovo per il premio.